Buongiorno e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Verde Rugby, la puntata che ogni settimana noi della provincia tv dedichiamo appunto a, uh, al rugby, questa volta un'altra puntata, una terza puntata didattica che ci insegna cos'è il rugby e oggi è la dimostrazione pratica qui al Moretti della Marta, fior all'occhiello uh, di tutto il rugby della regione Lazio, che nonostante la pioggia, il freddo e anche il fango il rugby si fa ancora. Siamo ospiti in particolar modo dei Mister. Alessandro Mavelli, Alessio Moretti e naturalmente della loro Under 10. Grazie per averci ospitato. Buonasera, buonasera a tutti. E naturalmente all'immancabile ormai ospite d'onore che è appunto il detto stampa della CRC Antonio Carbone. Grazie a voi. Nonostante la pioggia allora cominciamo a parlare di rugby mentre vediamo che Alessio aiutato da altri giovani eh, della prima squadra eh, sta portando avanti gli allenamenti. Quindi poi con Alessio andremo a scoprire eh, il senso degli allenamenti che fate. Con te invece eh, Alessandro che hai giocato a rugby è normal normalmente facciamo più una parte di didattica, quindi continuiamo il discorso dove l'avevamo lasciato. E eh, la eh, prima domanda che ti faccio è proprio la partita. Facciamo che è iniziata la partita, quindi con chi comincia? Chi è che la dirige? Eh, e, e raccontaci un po' l'inizio di tutto questo di questi 80 minuti di gioco nel rugby degli adulti allora. La partita inizia decidendo già con, eh, la, classica, con la classica monetina. Si decide di chi sarà chi sceglie la palla e chi sceglie il campo. Di solito eh, io tendevo a scegliere sempre la palla, no? quando avevo un calciatore che mi garantiva comunque un calcio per poter recuperare questa palla se no si sceglie anche il campo, dipende dal vento, dipende da tante cose comunque c'è poi un calcio d'inizio, si cerca subito di recuperare la palla la, la, la squadra che calcia la palla cerca subito di recuperarla la squadra avversaria prenderà questa palla, si formerà sub, sicuramente subito il primo punto di incontro se è un punto di incontro che è pulito senza falli o niente la palla va fuori, si gioca a largo e si cerca di avanzare l'obiettivo è sempre avanzare di un centimetro, di un metro eh, e arrivare fino alla meta. Questo è l'obiettivo che inizia la partita. Dopo si formerà, si formerà sicuramente al pri, prima, la prima punizione, il primo falo: l'arbitro fischierà e darà sicuramente una mischia. La mischia è composta di eh, grandi. Ma dici bene: noi abbiamo già detto, però, siccome la mischia è una parte fondamentale del rugby, spiegaci bene che tipo di mischia eh, c'è e l'importanza della mischia. Allora, la mischia eh, è importantissima, la mischia dei grandi a partire già dall'under 16 a arrivare fino ai Seniore 6 grandi, praticamente è composta da otto membri, da otto persone, dall'1 al numero 8. Questa è, è composta dalla prima linea che sono il numero 1, 2 e 3. I piloni sono il numero 1 e il numero 3. Il tallonatore il numero 2 è quello che anche eh, praticamente rimette la palla in gioco sulle tusce, sui falli laterali. E quello si chiama tallonatore perché quando viene introdotta dal numero 9, che è il mediano di mischia, la palla dentro la mischia, quando è la mischia, nella mischia ordinata, è quello che tallona la palla dietro verso la propria squadra. So, sì. Allora, poi, questa mischia: eh, l'importantissimo quando inizia una partita sono le prime mischie, soprattutto la prima, perché questo è anche uno sport eh, di testa, no? Allora, la prima mischia, sicuramente, il pilone cercherà subito di essere superiore al primo che ha davanti, sia con lo sguardo sia col contatto sulla prima mischia, fa capire subito che qual è la giornata, se è giornata o non è giornata e che in quel giorno comanderà lui. Se io ho una mischia vincente in quel giorno, è predominante nei confronti dell'altra mischia, sicuramente avrò sempre dei palloni puliti in avanzamento, cioè io giocherò sempre con la mia squadra in avanzamento, non dovrò mai prendere un pallone da una mischia che retrocede, questa è l'importanza grandissima che ha una mischia. La mischia però eh, viene, l'arbitro può fischiare quando la mischia compie un movimento particolare. Se ruota più di 90 gradi, se c'è un ingaggio anticipato, cioè una squadra rispetto all'altra inizia una spinta prima che c'è il momento del contatto, cioè anticipa l'impatto, eh, l'arbitro può fischiare e può far ripetere quella mischia. Oppure quando si stappano volgarmente due piloni, cioè che uno dei due esce fuori, da quella perché eh, sarebbe spalla contro spalla, le legature spalla contro spalla, le teste sono sotto, non si vedono le teste nel momento della mischia. Quando c'è una stappatura, cioè uno dei due cede e viene su, l'albero fa ripetere la mischia. Se poi è una cosa volontaria, può anche decidere per un carcere di punizione, quindi penalizza la squadra che stappa. Le legature sono importantissime perché le legature sono importantissime sia fra compagni di squadra perché devi essere legato molto stretto. Devi, praticamente fra, fra i giocatori non ci deve essere spazio più si è unito, più sei stretto più sarà, sarà un cuneo che spinge insieme più sarà un gruppo di persone, cioè otto persone che spingono nello stesso senso contatto. il contatto l'arbitro quando c'è l'introduzione l'arbitro chiama il contatto, dà il segnale pronti, posizione, contatto e al momento del contatto è importantissimo il mediano di mischia metterà dentro la palla, dentro il canale che si crea fra le due mischie e lì chi spinge di più sicuramente guadagnerà la palla. Una, la riuscita di una mischia è determinata appunto in modo rilevante da un buon ingaggio, di che, che cosa si tratta l'ingaggio? L'ingaggio è proprio questo, è il momento, cioè, cioè è il momento, eh, ci sono tanti, eh, la mischia non è così semplice, comunque c'è un lavoro dietro di respirazione, di posizione, cioè pure la respirazione deve essere fatta, tutti respirano nello stesso momento. Eh? Prima del contatto c'è la respirazione, si chiama una spinta, tutti si respirano e il momento che c'è il contatto lì si esplode tutti insieme, la, stessa, la spinta tutti insieme. E quello fa la differenza, cioè più è unita una mischia, più fa queste cose insieme e più sicuramente è una mischia che è vincente. E poi sono le posizioni, tante tecniche sulle posizioni, l'ingresso in mischia, gli angoli delle gambe a 90 gradi il piede che va il piede che praticamente deve essere sempre a 90 gradi Questi, queste cose si allenano tantissimo in campo durante gli allenamenti con la macchina della mischia quando ci, cioè, ci sono tanti giocatori anche fra mischie però diciamo si allena tanto le, le posizioni, i movimenti si allenano tanto con la macchina della mischia e poi il tallonaggio il tallonaggio, il tallonaggio è importantissimo il tallonatore secondo me è, è, a oggi è uno dei ruoli fondamentali Num numero due come la vedo io Numero 2, numero 8 e i mediani quelli diciamo, gli, i registi della squadra sono i ruoli più importanti. Il tallonaggio avviene così, praticamente il numero 2 è legato con numero uno, il numero 1 e il numero 3, che è la prima linea. Dietro avrà il numero 4 e numero 5. Sono le seconde linee che si utilizzano sempre nelle tusce che andremo a vedere poi. Praticamente quando viene rimessa la palla in gioco va fuori. Il numero 4 e il numero 5 sono quelli più alti. Poi c'è il numero 8 che è la terza centro. E ci sono i due flancere, cioè le terze ali, sono il numero 6 e il numero 7. Le terze linee, che sono il 6, il 7 e l'8, sono quelli praticamente che eh, devono stare dovunque, sia nella, nella, nella fase difensiva che nella fase di attacco. Devono essere sempre i primi sostegni, devono essere sempre i primi a recuperare il pallone. C'è cioè, cioè, un ruolo di sacrificio, di molto, cioè, fanno i chilometri in campo. Allora, invece naturalmente, eh, prima di passare ancora, come dicevamo prima, ad Alessio, quindi anche a tutta la parte del vostro allenamento, ehm, è importante anche sapere cos'è la rimessa laterale, quindi la Tush. Allora, la rimessa laterale è quando la palla esce fuori dal da rettangolo di gioco e per rimetterla in campo viene effettuata una rimessa laterale. Anche qui nell'arco nel, nell degli anni c'è stata un'evoluzione, è cambiata moltissimo questa rimessa laterale. Perché adesso, quando esce fuori la palla, si può anche rimettere in gioco, purché non la tocca nessuno, anche velocemente, senza che i schieramenti siano composti. Quindi c'è per sempre per accelerare. Si sta cercando nel corso degli anni di cambiare le regole, le regole rendono sempre più televisivo questo sport, sempre più veloce. E quindi, se esce la palla e nessuno la tocca, né dei, dei, quelli che stanno a recuperare la palla né altri giocatori, po posso direttamente anche da solo rimetterla in gioco purché la palla superi la linea dei 5 metri, quella linea di, tratteggiata che si trova a eh, 5 metri dalla linea del fuori. Posso anche tirarla in aria purché superi quella linea e rigiocarla subito la palla. O sino, la posso aprire direttamente su un compagno, Questa è, sì, è quando io la voglio giocare velocemente. Ma il 99, 90% delle volte viene fatta con gli, due schieramenti, che chi ha la palla gli appartiene il fallo laterale che deve rimettere la palla in gioco può decidere il numero di partecipanti. Chi ha la palla in tusce determina anche il numero dei partecipanti alla tusce, cioè la, la, la rimessa è la mia, la palla è mia, posso decidere quante persone, quanti giocatori possono essere impegnati per andare a recuperare questa palla, per giocare questa palla. Allora se io metto, eh, schiero in, in questa tusce 5 giocatori, anche gli avversari sono costretti a metterne 5. Se. Metteranno un giocatore in più o due giocatori in più che sia, comunque l'arbitro fischierà perché non si può fare. In una partita di rugby, uno dei momenti che ci può fare è il calcio di uh, rinvio. Uh, che cos'è e quando, quando si fa il calcio di rinvio? Allora, il calcio di rinvio si fa quando la palla eh, supera la linea morta, cioè arriva fino alla a fine campo, oppure quando c'è un calcio di punizione che viene trasformato in. Un calcio di punizione che non, non finisce né tra i pali, ma finisce nella linea morta del campo. Oppure viene annullata la palla, cioè, cioè io eh, posso anche annullare la, la, la meta schiacciando la palla nella mia area di meta. Annullando questa palla, c'è cioè un calcio eh, di rinvio del gioco. Io lo posso fare nella linea dei 22 metri, che è la, che è la prima linea che si trova dal, dall'H, dai miei pali, andando verso il campo. La prima linea che si trova all'altezza di 22 metri. Io, dovunque sono in questa linea, posso rinviare un calcio, cioè posso iniziare a giocare calciando dove voglio eh, e cercare poi di recuperare questa palla. Questo è il calcio di rinvio. Il gioco di Racki, Antonio, adesso siamo passati a te: è detto da sempre un gioco di eh, situazione e di contatto. Che cosa si intende per situazione e cosa si intende per gioco di contatto? Per il gioco di situazione si intende che eh, le situazioni sono sempre mutevoli e i giocatori devono avere la capacità di adattarsi ad una situazione che cambia costantemente e in ragione delle circostanze di tempo, e in ragione delle circostanze di luogo, del rimbalzo della palla, del movimento della squadra avversaria. Quindi eh, il giocatore è sempre chiamato. A fare una valutazione complessiva di tutto quello che gli accade intorno e poi prendere una decisione su come comportarsi in quel contesto. E poi uno sport di contatto perché sicuramente eh, diciamo il, eh, i giocatori giungono a contatto il portatore di, di palla è l'unica persona che può essere diciamo placcata da, da, dagli avversari però logicamente le squadre si distribuiranno nel campo in maniera tale che ognuno eh, possa coprire la sua eh, area rispettivamente d'attacco o difensiva per non trovarsi impreparato al fatto che eh, arrivi la palla al, diciamo, al, al giocatore eh, mh, rispettivo o nel, nel, nel proprio ruolo e, e possa, appunto, arrivare così al contatto per cercare di fermarlo e arginare la sua eh, risalita, perché logicamente l'obiettivo è prendere metri per arrivare a portare il pallone eh, sino alla meta. E quindi. Appunto ecco, le regole fondamentali del rugby sono giungere alla meta. Quindi la squadra procede sempre cercando l'avanzamento eh, con il sostegno di tutti i compagni, e chi difende eh, placca, e quindi cerca di impedire che la squadra che è in attacco eh, avanzi. E la cosa assolutamente particolare del rugby è che questo avanzamento deve avvenire però passando la palla alla mano sempre all'indietro. Poi vedremo con, proprio con i bambini questa, questa circostanza, cioè i bambini oggi vi faranno vedere come si allenano al passaggio della palla eh, all'indietro, cioè la squadra avanza passando il pallone all'indietro, può sembrare un controsenso, ma in realtà non lo è, forse è una delle cose più divertenti del rugby. E, e poi eh, gli avversari cercano di impedire questo avanzamento eh, placcando l'avversario che in quel momento è il portatore di palla e i bambini anche in questa seconda fase insomma, della, della puntata così come stanno già facendo adesso vi faranno vedere come si allenano eh, al placcaggio a fermare il portatore di palla e il, nel, nel, nelle squadre eh, più grandi eh, esiste anche il gioco al piede, l'abbiamo visto nella scorsa settimana, ecco, con il gioco al piede invece la palla può essere eh, calciata nello, stazio, nello spazio aperto o direttamente in touch, quindi eh, in tutto il campo, anche in avanzamento. Eh, in questo contesto però tutti i giocatori della squadra del calciatore che si trovino posizionati diciamo in av eh, avanti rispetto a chi ha calciato il pallone sono fuori gioco fino a che il calciatore non li raggiunge e eh, rimettendoli in gioco a quel punto anche loro potranno intervenire eh, potranno intervenire nell'azione quando un giocatore eh, diciamo viene placcato eh, e cade a terra eh, ha l'obbligo di lasciare la palla eh, perché eh, la palla, nel momento in cui eh, è libera, cioè non è eh, coperta da nessun altro giocatore che è venuto eh, a, a, in sostegno del placcato eh, a coprirla, eh, deve essere praticamente libera mh, per, affinché qualunque giocatore anche della squadra avversaria possa entrarne in possesso e, e ricominciare l'azione. E se il giocatore che è stato placcato eh, non eh, lascia immediatamente la palla eh, una volta che è caduto a terra, commetterà un fallo eh, che viene chiamato da fischiato dall'arbitro come fallo tenuto a terra e ciò comporterà un calcio di punizione eh, per il soggetto che appunto non ha lasciato la palla. Il soggetto che invece eh, placca il placcatore, quindi eh, dovrà eh, una volta placcato l'avversario possessore della palla, una volta che questo eh, soggetto viene eh, portato a terra, dovrà allontanarsi e rotolare via e lasciare praticamente anche lui l'area di gioco in maniera tale che tutti gli altri possano, possano poter partecipare all'azione senza ostacoli. Allora, mister Moretti, a te adesso la parola perché abbiamo fatto una prima parte di tecnica, come tutte le nostre puntate, proprio per far appassionare il più possibile la gente che è a casa a questo sport e naturalmente anche per fargli capire di che cosa si parla perché poi il rugby, per voi che lo giocate, che dite che è facile ma che invece le regole non le conosce, è importante farglielo capire e farglielo vedere mh, per bene. Tant'è vero che oggi abbiamo scelto due momenti importanti di una partita di rugby: che sono il passaggio e il placcaggio, e facciamo proprio grazie a te, grazie ai tuoi alunni, ai tuoi, ai tuoi giocatori perché eh, è più facile vedere lentamente anche cosa accade poi in un campo di adulti. Allora eh, Alessio, prima di tutto intanto l'esercizio che stiamo dando alle nostre spalle perché cosa... Allora l'esercizio che stanno facendo è un esercizio prettamente per il passaggio, per la salita eh, dei giocatori e eh, per far arrivare la palla diciamo all'ala. Allora Alessio Moretti adesso siamo alla volta eh, tua perché eh, dopo aver parlato di eh, didattica del rugby proprio per far conoscere a tutti quelli che sono a casa la, appunto le dinamiche, le tecniche di questo sport che voi dite che è facile voi regbisti ma chi guarda da esterne, soprattutto chi non mastica il rugby e chi non conosce la palla ovale è difficile guardare le in particolar modo oggi abbiamo chiesto a voi, ai tuoi ragazzi più piccolini dell'Under 10 proprio di fare due momenti fondamentali di una partita di rugby che sono il placcaggio e il passaggio allora anche perché con loro sarà facile vedere sia gli esercizi attraverso i tuoi esercizi e sia attraverso le tue parole quello che sono questi due momenti fondamentali sì. allora il passaggio praticamente qui abbiamo un, un facsimile di uno schieramento sono quattro quattro bambini che sono schierati eh, presumibilmente è una formazione di gioco quindi sono eh, quattro soggetti che si passano il pallone passaggio il pallone va fatto indietro eh, mostrando le mani e arrivando a conclusione con l'ultimo uomo che dovrebbe riuscire a schiacciare la palla oltre la linea della meta eh, il modo di passare il pallone è semplice il bambino fa vedere mostra le mani dove eh, arriverà il pallone osserva il compagno che a sua volta farà vedere ugualmente eh, le mani. E a conclusione di tutto questo, eh, il quarto passaggio praticamente va fatto a... alla fine per chiudere l'evoluzione del gioco e andare a schiacciare la palla in meta. E in questo caso vediamo molto che i bambini non riescono a tenere una linea dritta, ma tendono molto a portare il pallone verso il compagno. Questo è un po' un problema di tutti perché eh, non hanno. Bene avere una, una corsa lineare. Eh, in alcuni casi riescono un po' meglio perché hanno un po' più di manualità, ma la maggior parte comunque tende a. Chiudere. come vediamo, i bambini comunque occupando. giocano nel campo. Di... anche facendo un, un esercizio del genere, tra virgolette, eh, in diagonale, riescono a correre. Eh, che sarebbe poi la meta tutto questo è, il, eh, è la chiusura del, dell'uscita dalla palla da, da un raggruppamento come abbiamo detto in precedenza la mischia, questa è la, fase, è la seconda fase La palla quando esce il passaggio tra i ragazzi e arrivano fino alla meta Mister Moretti, adesso vediamo a Rallenti momento per momento. I tuoi ragazzi che ci fanno vedere i vari passaggi. Quindi sì. tu intanto ce li commenti. Allora diciamo che da dove è il pallone, presumibilmente abbiamo la mischia. Quindi c'è la fuoriuscita del pallone. Eh, come sta vedendo Alessandro? Spiega che la palla non va presa a, con il corpo, ma bensì eh, con le mani protese in avanti. Uh -huh. Quindi la palla non tocca il corpo, come fa vedere. Il secondo bambino fa la stessa cosa fino ad arrivare al terzo, come vedete, allunga le mani verso il compagno come per chiedergli qualcosa. Questo chiedergli qualcosa è per mostrare dove vuole per avvantaggiare la corsa del bambino che dovrà andare a fare meta. Ora lo vediamo un po' più nello specifico, con un po' più di velocità. Primo passaggio, secondo passaggio, terzo passaggio, quarto passaggio, praticamente l'ultimo passaggio è quello della meta. I bambini si rischierano nella posizione di partenza e rifanno la stessa cosa. Qui lo vediamo frontalmente e vediamo come il pallone viene dato eh, davanti al bambino, nel senso verso dietro, ma davanti al bambino, in modo che ha eh, facilità nella corsa e quindi ha facilità poi nel raggiungere la meta e fare il punto. Adesso invece siamo in un altro momento clou della partita che è appunto il placcaggio. Allora, raccontacelo come, lo, come si stanno esercitando loro e come appunto è il placcaggio in partita. Sì, praticamente il placcaggio è la, il secondo fondamentale del rugby, perché con il placcaggio, eh, un, placca, un buon placcaggio è portare l'avversario a terra in modo che lascia il pallone e, e il bambino che placca può intervenire sulla palla. Allora, qui abbiamo, dei, abbiamo due canali in cui ci sono tre difensori. Tre difensori perché? Perché nel, nel primo caso, nel primo step, abbiamo un 1 contro uno, quindi si affrontano eh, un applaccatore e un attaccante cercando di mettere a terra eh, l'avversario. Eh, in un secondo step, come si vede adesso, praticamente si forma un 2 contro uno. Sempre il placcatore deve cercare di atterrarlo, e il ragazzo deve fare sostegno eh, sul portore del pallone. Nel terzo step accade la stessa cosa, solo c'è un po' più di, eh, di problematica perché il bambino che è stato appena placcato deve velocemente rialzarsi per andare a fare sostegno. Praticamente i, i bambini che vengono messi a terra eh, devono alzarsi velocemente per fare sostegno sul compagno, di modo che non eh, si mh, presentano più un uno contro uno, ma bensì diventano un due contro uno, quindi facilitano il movimento. Per andare sempre a fare una meta, per andare a fare la segnatura. Adesso vediamo come punta l'avversario e passa la palla. Ora in questo caso non sono riusciti nel passaggio e quindi è andato eh, buon gioco per il difensore. Quando il difensore placca il portatore de del pallone, riesce il, pa il portatore a passare la palla prima di essere toccato, e il compagno riesce a fare meta, quindi è stata un'azione positiva per, per l'attaccante. Adesso invece andiamo al terzo allenamento, al terzo momento in cui tu gli fai fare un esercizio e te, Sergio e Alessandro, li fate eh, preparare con eh, un gioco, quindi un allenamento in cui unite appunto i due momenti, quindi il placcaggio e il passaggio. Eccoci qua a quest'altro momento cruciale, quindi un momento importante anche con un esercizio importante che voi, ehm, con il quale voi appunto educate questi piccoli rebissi a, a, al momento di mischiare sia il placcaggio che eh, il passaggio. Sì, allora in questo caso abbiamo, praticamente, mettiamo a frutto quello che sono stati i primi due step di allenamento, il passaggio e il placcaggio. In questo caso abbiamo sempre un uh, due contro uno, cioè due attaccanti contro un difensore. Eh, qui c'è un mix eh, tra il passaggio e il placcaggio, quindi c'è comunque un sostegno del bamb dei bambini si aiutano a vicenda eh, cercando di mettere in mezzo l'avversario che dovrà cercare di placcare e di mettere comunque a terra i due attaccanti. Eh, in questo caso vediamo che ci sono comunque delle padellette eh, per dare dei, dei riferimenti. Allora, la padelletta eh, del difensore è fatta comunque per dare una distanza anche in, una, in un contesto di una partita perché comunque sta a una distanza che quando giocano i bambini devono mantenere l'attaccante uguale hanno invece una padelletta posta a un, una lunghezza una distanza maggiore eh, proprio perché la palla va presa in avanzamento e non va presa da fermo quindi tutto ciò che eh, ripercorre l'esercizio è come se fosse uno spaccato della partita quindi è una sezione della partita riportata in un esercizio, in questo caso in, un, in uno spazio ristretto, leggermente più ampio a quello del secondo esercizio, in modo da poter facilitare il movimento dei bambini nel cercare di segnare la meta contro un singolo avversario. E qui vediamo appunto eh, si creano varie situazioni di gioco, anche perché non è detto che il bambino debba per forza eh, andare a contatto con il placcatore, ma può effettuare una finta, eh, può fare un cambio di direzione o comunque la palla può essere data invece che stretta, quindi vicino presumibilmente dove parte la palla che sarebbe la mischia, poi la palla può essere data larga e quindi variare eh, la zona di attacco. Allora ragazzi noi vi ringraziamo perché avete fatto un po' un grande lavoro oggi, soprattutto perché, eh, siamo stati pesanti noi della televisione vi abbiamo fatto allenare tanto non vi abbiamo fatto divertire come volevate quindi fatevi un applauso da soli noi adulti applaudiamo a voi anche perché non solo ci avete fatto divertire, ma con il vostro esempio avete insegnato due momenti fondamentali del rugby, che sono appunto il passaggio e il flaccaggio. Un ringraziamento naturalmente a, a Capitano Atos Sonofri che dalla prima squadra si è messa a disposizione per aiutare i ragazzi, a Umberto Rocchi, che insieme ad Alessio Moretti e durante l'anno hanno seguito il progetto nelle scuole e oggi ci ha aiutato in questa, eh, in questa puntata. Naturalmente non posso che ringraziare che ci ha ospitato e che in questi giorni con queste puntate ci sta permettendo di conoscere il rugby e sta permettendo di conoscere il rugby a tutta la città un grazie particolare ai due mister che stanno facendo un eccellente lavoro con questi ragazzi Alessandro Mameli e Alessio Moretti grazie per essere Bene. stati con noi allora il messaggio finale tuo e poi quello di Alessio venite qua a trovarci, a provare, a provare a giocare con noi, a divertirvi con noi adesso inizia la bella stagione Venite fino a, Abbiamo un torneo importante il 2 giugno. Eh, vediamo come va, poi vi faremo sapere al più presto quando si, si inizia di nuovo la stagione. L'anno seguente. Venite a provare, vi aspettiamo. Alessio, invece, il tuo messaggio, visto che tu sei uno di quelli che possono essere definiti un po' rompiscatole, perché tu il rugby lo ami, hai una grande passione e quindi ti piace, che, ti piace trasmettere questa passione, allora oggi cerca un po' di dare il tuo messaggio promozionale a tutti quelli che ci stanno seguendo. Messaggio promozionale, oramai sono 4-5 volte che ripeto in televisione la stessa cosa, non posso che rinnovare l'invito a venire al campo a provare questo sport, eh, uomini, donne, maschi, bambini, ragazzi, ragazze, il campo è aperto a tutti, chiunque volesse provare o capire qualche cosa in più su quello che è questo sport così strano eh, può venire tranquillamente al campo, dal lunedì al venerdì troverà sempre disponibilità e qualcuno che aspetta a braccia aperte. Noi di solito non lo facciamo, però siccome oggi siete stati pazienti, vi siete allenati sotto la pioggia, ci avete aiutato tanto nonostante tutte le nostre pecche, vi facciamo presentare e dire il nome di ciascuno di voi, così tutti conoscono questi ragazzi del rugby del CRC. Alessio Goltieri Fabio Schiavi Giordano Bernabè Giordano De Montpais Gabriele Schiavi Cristian Mamali di Gianluca e così dal Moretti, dalla Marta. Per oggi è tutto, vi ringraziamo di averci seguito, buon proseguimento eh, di ascolto dei nostri programmi. Arrivederci a tutti e buona serata.